Ciao a tutti, oggi siamo qua con un Transformers, per l'esattezza un combinabile, il Raiden. E lui è il primo uscito dei Trainbot, che sarebbe la gamba destra, se non sbaglio. E praticamente, cioè, questo qua era un insieme di treni, insomma. Dopo vediamo magari i vari modelli del treno, perché non è che li conosca molto, Però, insomma, guarda, come non lo so dopo il nome come sia. E vabbè, questo qua è il nome della, la Moon Studio, la ditta. Questo qua si chiama Dark Knight, però il suo nome adesso, non, se è la gamba destra, dovrebbe essere Jetsway. Comunque, vabbè, questa è la scatola, il robot mi era già arrivato. Faccio vedere questo video perché sono arrivati tutti. Adesso che è arrivato anche l'ultimo, avete la forma della gamba. Posso farli vedere, così faccio magari un unico video e ame. Allora, questa è la scatola. E faccio vedere adesso il Jetsway. La cosa bella di questi Trainbot della Moon Studio, che se non sbaglio dovrebbe essere, dicono che sia la Z-Toys. Z-Toys combinabili le fa sempre belli, e soprattutto li finisce. E questo qua è il... sua forma robotica. Sono arrivati tutti in forma robotica, quindi non li ho ancora trasformati. Poi farò vedere anche magari i treni. Non è male il backpack, anche vedete come ne sia poco ingombrante. Questo qua è bello, a me piace come forma robotica. E la cosa bella, dicevo, è che sono arrivati prima le due gambe, poi il bacino sotto, poi il busto sopra, la parte sopra, poi le due braccia, in modo che uno lo può già cominciare a montare. Vabbè, abbiamo visto lui, è il primo. Poi facciamo vedere l'altra gamba, che la gamba sinistra dovrebbe essere, adesso lo dico subito. Allora, intanto faccio vedere qua, Iceland, si chiama Iceland. La gamba sinistra si chiama Yukikaze. Allora, facciamo vedere anche Yukikaze. Beh, le scatole sono tutte simili, Le misure siano tutte uguali, sì, come scatole. Adesso non vorrei... Sì, variano di poco. Yukikaze, bello anche Yukikaze. Vediamo, magari se prima non ho fatto lo zoom di quello di prima, vabbè, lo faccio adesso. Yukikaze è bello, anche lui, bella linea. Gamba sinistra, abbiamo detto. Vabbè, backpack, poco ingombrante. Non ho visto tanti movimenti, vabbè, io ho posabilità, sapete com'è, quindi vabbè, fai i soliti movimenti. Non è stato lì a fare, sennò dopo. Però insomma, abbastanza. Che poi insomma, non... a meno che uno faccia doppia copie, più copie o triple dopo. Penso che la roba finale sia il Riding. Riding, magari io non lo conosco molto, perché poi quello che ho capito era solo nella giapponese, ma non nella versione americana. I giapponesi sono molto amanti dei treni. Allora, poi abbiamo l'altro, il numero 3 uscito, Iron Arm. Che sarebbe lui, dovrebbe essere, chiamarsi Kain, locomotiva diesel. Yukikaze era invece un treno proiettile 200. Io sto leggendo informazioni su Wiki Transformer, quindi poi non so se è vero che siano corrette. No, la scatola, il personaggio che diventa il busto, la parte, scusa, il bacino, con parte delle gambe, e vediamo anche il robot, che è quello che un pochino mi piace meno, per il fatto del backpack brutto che non sono riusciti. Vabbè, insomma, non è che si poteva fare, pretendere poi, insomma, se non trasforma, e anche con la stabilità, le gambe, insomma, quello che un pochino mi piace meno. Qua magari l'ho chiuso male io, ecco. Però tutto sommato anche lui piace meno, ma sono belli tutti, come hanno fatto comunque un bel lavoro. Bella colorazione, questo arancione sul grigio sta bene. Qua adesso non so se dovevo fissarlo in qualche parte, però tanto dura poco così, dopo lo trasformo già, provo a trasformarlo in treno. E anche lui lo togliamo dai piedi. Poi abbiamo la parte che sarebbe il leader, se non sbaglio. Qua si chiama Moonshine, che dovrebbe essere un treno veloce. Moonshine dovrebbe essere Shuki, ed è un treno proiettile.
E vediamo, sciocco, scatola, solito, no? Vediamo qua dietro. Questo qua un po' mi piace, questa parte qua, anche questo. Sì, diciamo che le gambe e le braccia sono quelli più belli, come robo. Probabilmente anche perché sono più facili da fare a combinabile. Quindi, per quello sono più belli. Qua non mi dispiace la faccia, che assomiglia poi a Raiden finale. Mi piace anche stellati qua, sono riuscito a fissare questi qua dietro. Che all'inizio mi aveva fatto un po' volare, poi fine sono riuscito a fissarle. Dopo devo vedere se mi ricordo come a farle girare. Dietro, vabbè, vediamo che c'è una specie di sottana qua. Se avete tipo, come si chiama, i telimare che si... Vabbè, però... Se avessero dovuto far magari un po' che si alzasse qua sopra, poi diventava magari molto ingombrante questo. Vabbè, insomma, dai. Non è male anche questa. E qua non so se sia. Tanto poi diventerà parte superiore del busto. Non male neanche lui. Ecco. E facciamo. Togliamo anche lui. Poi abbiamo il braccio. Il braccio. Il braccio sinistro. Dovrebbe essere il braccio sinistro. Qua si chiama Green Zone. Green Zone. Green Zone. E Green Zone, il braccio sinistro, è una locomotiva Express 153 Suiken, si dovrebbe chiamare Suiken. E vediamo Suiken. Suiken, a mio avviso, è bello. A mio avviso è bello. Bella colorazione, mi piace l'arancione, la faccia. Bello. Anche vedete il viso, bel viso. Anche la parte sopra, non... belle anche queste cose qua. Sprese d'aria, bella linea, vedete? Bella colorazione. Questo a robot è un bel robot. Anche vedete, backpack come le gambe, quasi inesistente, quasi. Che è una bella linea, vedete? Bello. Hanno un bel peso, questi qua alla fine. Cioè, nel senso sono... Sarà mezzo chilo circa. Boh, adesso. E poi l'ultimo, il Coolpic, che si chiama Coolpic. Il Coolpic è il braccio destro. È una locomotiva elettrica. E lui si chiamava Seizan. Seizan. Qua mi è arrivata un po' la scatola rovinata, vabbè. Però insomma. Vediamo. Vedete, sono tutte, sì, sono uguali le scatole, proprio precise precise. Meglio anche per l'ingombro alla fine. E vedete, insomma, la parte abbraccio, poi c'è anche qualcosa da mettere sopra anche, boh. Perché poi a modalità braccio c'è una aletta, no, solo a treno, boh, vabbè. E vediamo anche lui, e anche lui c'ha un colore sabbia, tipo a Rommel, il volpe del deserto, potremmo chiamarlo, perché c'ha un colore sabbia, quasi. Bello, lui c'ha la faccia, vedete, mi piace anche questo, mi piace forse un po' meno rispetto all'altro, però lo trovo molto bello, cioè, sono i miei preferiti, forse, ecco, forse tra, metterei i preferiti come robot, le due braccia, poi le due gambe, e infine il busto e... Questo, vedete, tipo, la testa tipo Optimus Prime, mi assomiglia molto, se non fosse per qualche piccola differenza. Vedete belli occhi, si vedono che gli occhi azzurri spiccano. E niente, vedete come questa è una bella linea. Bello. Bello anche lui. Il backpack leggermente più ingombrante dell'altro treno. L'altro braccio però. Vedete anche bello le... C'hanno i finestrini trasparenti. Spicchi, non è... Allora, poi Raiden era abbastanza forte, quello che ho letto, come combinabile. Era il nemico del, diciamo, che si schiaffonava col Devastator, da quello, sempre quello che ho letto, poi, e il Devastator è il mio preferito, come, perché è quello che da bambino mi ricordavo di più, quello che ho giocato all'One Gran, trasformato, vabbè, che poi l'ho rotto il primo giorno che mi è arrivato. Però insomma, era quello che sono più affezionato. Bello anche questo, c'è uno strano satinatura da plastica, non so se sia, però pesi simili, magari lo peso il singolo, vabbè, tanto niente, abbiamo visto anche lui, e adesso,
vediamo se come procede la trasformazione in treno. Allora li trasformi in treno e poi li vediamo magari anche tutti i treni e poi più avanti anche il combinato. Allora, ho montato il primo treno, che sarebbe una... Allora, lui sarebbe Suiken, no, sì, Suiken, Jetsway, e sarebbe la locomotiva elettrica F65000 e la gamba destra. Allora, questo qua l'ho fatto vedere, ma io non lo metto. Poi nel combiner ci va, però vabbè, non piace senza. Eccolo qua, vediamo. La trasformazione è venuta abbastanza bene. Anche dietro pulito, vabbè, qualche piccolo part, però insomma, quella precisi precisi non è proprio così semplice. Non ci sono neanche, anche i pannelli si vedono abbastanza bene, colorazione, bello, a treno mi piacciono molto, come l'effetto che fanno a treno. E questo è il primo. E lo mettiamo qua. Poi abbiamo Yukikaze, che sarebbe la gamba sinistra, e questo è un Yukikaze, è un treno proiettile 200 e Shinkansen, sì, sono i treni quelli veloci giapponesi, vabbè. Ed eccolo qua, questo bello, questo vabbè, non so perché poi ci mancherebbero le altre parti, quindi dà la sensazione di essere un po' mozzato. Allora, insomma, anche qua vale per figura, anche questo vuota ed è bellino anche questo. Poi vado in ordine di numerazione. Poi il numero 3 è Ken, lui si chiama Kaen, e il bacino sarebbe una locomotiva diesel di E10. Ah, questa è particolare, adesso non so se vada centrale, poi o che posizione abbia nella quando verranno uniti, perché uniti nel senso quando li metterò, perché poi c'è il modo di agganciarli, no? Però non so come, se c'è una particolare sequenza. A parte il primo, a parte la testa e la coda, io, l'idea ce l'ho, il resto non tanto. Forse questo verso la fine, boh. Vabbè. Vedete anche questo, bello anche questo, fatto particolare, strano. Sembra più invece che ci abbia dei vagoni centrali che ne una. Che ne. Vedete, non è. Non può andare da sola questa, diciamo. Ecco, non c'ha né teste. Poi il leader è Shuoki, che sarebbe un treno proiettile 0 Shinkansen, eccolo qua. Sempre come. Altro Shinkansen, però zero questo. Questo qua c'è la parte sopra, però io la tolgo. E questo rolla, gira, vediamo se c'hanno i pannellini che girano. Questo è il leader, qui è il leader. Bello, questo sembra anche come l'altro, cioè un po' chiuso perché un po' mancano gli altri pezzi, si è un po' mozzato. Bello anche questo trenino, c'è una bella figura anche questo. Abbiamo visto anche lui. Poi il braccio sinistro sarebbe un Suiken, una locomotiva express 158 tipo Tokai. Anche questo bello, questa carina, vedete i particolari, la parte superiore fatta bene anche questa. Questa parte con disegnati qua e i cristalli, insomma, la porta, beh, fatta. Vabbè, a parte qualche piccolo pannellino da stringere, però vediamo qua, si vedono i pugni sono inseriti qua, no? Anche nel robot non sono le mani a parte, che sono già, fanno già parte, quindi qua parti secondo me option part non ce ne sono. Bello questo. E poi abbiamo l'ultimo, che sarebbe il braccio destro. E sarebbe Seizan, è una locomotiva elettrica 485 Limited Express, quindi una Limited Edition. Eccola qua, questa rolla bene, bella anche questa, particolare, è un po' diversa dall'altra, ognuna c'è un particolare, insomma diversi, sono tutte diverse. Là sopra, bella anche questa, qua. Boh,
Adesso bisogna solo capire come fare. Poi ci sono dentro, c'erano questi sono magnetici per provare a unirle. Adesso provo a unirle, vediamo cosa viene fuori. Non so se ci stanno questo bel tavolo, vediamo cosa riesco a fare. Allora, ho provato a unirle, è lunghissimo, quindi non so neanche se ho messo nel verso giusto, posizione giusta. Però sono sicuro che la testa è la coda, cioè la testa e la coda sono giusti. Guardate, viene fuori. Beh, viene fuori molto lungo, vedete? No, sono belli così. Cioè, fanno loro. Anche solo per vedere. Come si può. C'è una giuntura qua che sono calamitate. Però non è che c'hanno molta resistenza. Poi se si piegano, soprattutto. Vanno davvero bene dritte. Allora le tiri. Però insomma. Così fanno il loro effetto. Vabbè. Diciamo che adesso possiamo partire. Ho fatto anche un po' di fatica a inserire questi perdini qua, perché alcuni sono proprio duri. Infatti vediamo se toglierli. Vedete che sciocco. È tosta alcuni da tirarli fuori. Vabbè, adesso ci vediamo tra poco col combiner. Bene, allora li ho posizionati nella modalità combiners. Devo dire che ho trovato, come all'epoca di uno Z-Toy, sul Bruticus, alcuni pezzi al contrario. Nel senso, le giunture, mi sembra una giuntura di un braccio, mi sembra, che ho dovuto svitarla e evitare il contrario. E poi ho un altro problema sul bacino. Ho messo rovescio qua, vabbè. Sul bacino c'era un problema di un pezzo che questa volta è stato più difficoltoso, perché oltre a smontarlo c'era un pernino metallico, che quello lì per togliere è un casino. Quindi ho dovuto svitare un pezzo, girarlo e non fissarlo, perché altrimenti non sarebbe più chiuso. Sono dei inconvenienti che non è la prima volta che mi succedono. Alcuni li ho sistemati, questo qua invece non sono riuscito. Sì, l'ho sistemato, però ho dovuto staccare un pezzo. Va bene, allora provo a combinarli adesso. Bisogna fare qualche piccolo movimento, qualche piccola operazione per sganciare. L'unica difficoltà che ho visto può essere la parte del busto superiore. E adesso provo, magari provo subito così con questo. Vediamo se non riesco a fare, se mi riesce bene. O no, o meno. Allora, bisogna sganciare qua, ecco, sganciare questa parte qua, che non si è sganciata dalla parte giusta, ma resiste questa. E sì, insomma, non è. E poi, allora, questi pezzi, vedete che sono dietro queste alette che vanno tirate su, tirata su anche questa. E un'altra tirata su. Ah no, questo va agganciato. Sì, questa parte qua va agganciata dopo. Quindi deve essere inserito qua. No, aspetta, sto facendo un errore grosso. Deve essere sfilato. Chiuso. Questa deve entrare qua. Questa è un po' complicata la faccenda qua, eh. Non so neanche se ce la fa. Perché questa dovrebbe entrare qua. Maledetti comunque. Vabbè, faccio un attimo. Vabbè, comunque è quello lì. Allora, mi ha fatto un po' diventare matto, perché avevo il busto rovescio, perché praticamente dovrebbe esserci la parte giusta, quella dove c'è una fessurina e dove vanno agganciati poi dei pernini. Allora, non dico già che questo combiner non mi piace
come quelli che avevo già fatto in precedenza, perché a parte che si staccano vari pezzi, non è molto solido. Però è bello, però come difficoltà, siccome bisogna compromessi, ho staccato dei pezzi che li ho lasciati staccati. Questo mi è rimasto perché si è staccato sulla testa del protagonista, non sono riuscito più a incastrarglielo. Quindi vabbè, tanto andrebbe lì dentro, la metto qua e la lascio fuori. Partiamo con le gambe adesso. Le gambe, allora, se ok, dovrebbe andare a sganciare questo pezzo qua, la parte sopra, poi se no dovrebbe venire, dovrebbe aprirsi, no, forse vanno senza sganciare, vediamo se si può fare senza sganciare o no. Anche qua sono un attimo impreparato. No, perché mi sembrava incastro come gli altri, non è incastro come gli altri. Qua sono dei pannelli da sganciare forse. E allora devo salutarli ancora un attimo. Ah, ho capito. Va allargato qua. Forse ho capito. Va allargato questo. I pannelli vanno lì dentro. Non so se si vede, ok. Sta anche morendo la batteria. Ok, va. E poi vanno chiusi. Sì. Secondo me si sta scaricando. Non so se ce la faccio prima. E poi va chiusi. Vediamo quanto regge. Ecco, una gamba sola. Vabbè, lo appoggio, lo stendo. Comunque, avevo capito. Adesso cambio la batteria. Ci vediamo tra poco. Allora, abbiamo visto che. Come si aggancia la gamba? Una, adesso proviamo con l'altra, stessa cosa, ho aperto un po', non c'è il togliere il pannellino qua che l'avevo già tolto, se non mi sembra l'avevo messo da qualche parte. E ho già allargato qua, che questo è un pannello che scorre, quindi come abbiamo fatto prima, allora, stando qua. E poi va stretto, e quindi beh, per essere è una bella bestia, è una bella bestia. Dovrei aver messo giusti anche, no, controllato i piedi, raga, questa posizione giusta, speriamo. Adesso allora, tiriamo un po' su e ho messe le gambe. Allora, le preparo e le gambe, scusate, le braccia. Allora, anche lì, secondo me c'è da aprire un pannello. C'è da aprire un pannello. Apriamo questo. C'è da aprire. Questa parte qua, ovviamente ad aprire così, poi va incastrato. Secondo, ma poi va messo così. Non sduccio con un piede tanto. Sduccio. Infatti. Devo vedere se. Ah, che boia. Questo qua andrebbe. Ok, l'ho messo. L'ho messo così. Effettivamente sì, come ho detto,
anche. Largo. Stessa cosa di là. Va aperto anche questo. Sembra buiata, però c'è qua, sono incastrati bene, quindi va aperto qua. Già avevo fatto fatica a stringerli, se saputo che dovevo anche fare questo casino per gli aprirli, li lasciamo quasi chiusi, non li stringere. Boh, adesso dovrebbe tenere. Ah, poi vabbè, c'è questo bagaglio qua che tende da aprirsi un tanto. Sì, non... Allora, non è molto instabile, perché alla fine ne ho visti peggio. Sta dritto così, sta abbastanza bene. Però il problema è, sì, che bisogna stare comunque un po' attenti. Come dicevano le braccia, sì, sono... Come dicevo, sul potere robotico. Vabbè, appena parlato. Questo fa il botto, si casca. Ma c'è tutto, non so se è un errore mio. Nel montaggio però è ceduto una caviglia. Ma, quasi che sia anche errore mio, ma... No, adesso ho perso un po' più di fiducia rispetto a prima. Le alette qua. Destra, sinistra. Una di qua. Hanno due posti dove mettere, io metto quello più larga. Ecco. Dove essere il nostro Raiden. Ci mettiamo anche le dita sempre. Allora, abbiamo visto che comunque i movimenti non sto lì tanto a farli rifare, ma li fa, poi c'è comunque i pannelli che si aprono laterali, davanti, per fargli fare qualche movimento, però a me sembra un po' superfluo fargli fare un movimento. Vediamo se tiene il pistolone o se mi sbilancia troppo. Ecco, vorrei provare a metterli, visto che c'è il pistolone, c'è questo problema, questa caviglia qua, a sbilanciarlo in avanti. Quando si aprono anche le pannelle. Cattiva idea. Molto cattiva idea. Cattiva, molto brutta idea questa di metterlo qui. Provo a... poi si stacca in tutto. Un bel bagaglione, un bel trabicolone che... Pende, la più dritta questa, però proprio si scafazza. Poi si tendono ad aprire anche i vari pannelli ora. C'è da diventare un attimo. Vabbè, poi si aprono qualche pannello. Adesso provo a dargli una decenza di posa, no, di posa, ma neanche posa, provo a chiuderli un attimo i pannelli che sono aperti lì, e poi vediamo un attimo.
Allora, provato da lì, comunque sì, no, non mi piace perché non è molto stabile. E anche muovendolo si staccano i pezzi, no? Non è come. Solo per quello, perché esteticamente mi piace anche. Nonostante, vabbè, abbia un po' le braccia un po' più lunghe, un po'. Il petto un po' troppo sporgente. Perché, cioè, la parte del petto qua. Adesso non lo giro, però è un po' troppo fuori. Però vedi, è proprio che non va toccato perché se lo tocchi si sfascia. O meno come l'ho montato io, poi sai. Dipende sempre da come l'hai fissato. Allora, poi vabbè, lo paragono vicino a Trailbreaker, sarebbe il tuono e questo della Fast Toys che arriva dopo. E sarebbe tuono, mi sembra nel cartone animato nostro. Vedete anche insomma le dimensioni. Bello il tuono, carino. Fatto bene, c'è anche la parabola, poi diventa come si chiama? Vabbè, come si trasforma? Poi lo faccio vedere, vediamo il paragone vicino ai due Optimus Prime che mi sono piaciuti, li ho presi, uno questo nero, questo no, la versione un po' rovinata, poi vedete qua come dimensioni. Qua. Sono fatti abbastanza bene in linea con l'MP44 come sono copiati e costavano poco, sono belli. Optimus Prime in varie versioni, l'unico magari Transformers in versioni diverse che ho preso. Poi cosa ho preso in paragonare? Ah, vabbè, la Maximus Hannibal della Fantasy Maximus, la testa di Fortress Maximus. Vabbè, è tipo alto come Optimus Prime. Bello questo. Si toglie la testa, c'è cioè, che si vede come si toglie. Vedete? Devo premere forte la testa perché c'è il rischio che salti via. Ecco, l'avevo fissata bene. Vabbè, niente, è stato bello. E poi col piccolo Bumblebee. Vedete, adesso provo a metterci la testa, no? Guarda, l'altra volta avevo fissato talmente bene che non si toglieva più. E adesso invece, vabbè. Forse l'ho rimessa bene. Ecco il piccolo Bumblebee, vedete anche le dimensioni, proprio piccolino, eh. Bumblebee. Bellino, Bumblebee, quello carino. Niente a che vedere con quello dei film. E poi lo proviamo con un con Grimlock, tira questo tiro, tira un bello massiccio, tira, eh. Beh, questi qua della come si chiamano della mi verrà il nome anche di questi, eh. Ah, della Giga Power sono i migliori, secondo me, Dinobot che ci sono. Poi facciamo due o tre paragoni loro, lo mettiamo vicino al suo, che mi sembra di aver letto che è il suo nemico. È il mio preferito. Il Devastator. Ecco, il Devastator. Insomma, la pose le fa il Devastator, è anche più stabile di quello che sembra. L'ho messo un po'. Allora, il Devastator della Toy World è bellissimo, insomma, è. Penso che sia il più bel combiner che ho visto. Vabbè, non è che ne ho visti tanti, però era anche il mio preferito quando ero ragazzino, perché se ce l'avevo detto, ho preso il Devastator con fatto regalare da Babbo Natale il Devastator e il giorno stesso di Natale non ho dormito tutta la notte. Le ho rotto una gamba subito per montarlo. È già cominciato già a essere un trasformatore da piccolo. E niente, le ho rotto subito la gamba, quindi l'ho incollata con i Lego, collata che ho fatto un po' però. Alla fine l'avete però non ho subito distrutto, neanche il tempo di. Però è il mio combiner perfetto. Sempre piaciuto. Poi i costrati, come sempre, mi piaceva anche i mezzi da. Vabbè, bello. Vabbè, lo lascio. No, dai, lo sposto, magari se riesco a farli stare tutti insieme. Poi lo vediamo vicino al. Andiamo sempre con i cattivi, col Bruticus della Zeta Toys.
Bruticus della Z Toys, altro bel robot anche il Bruticus, veramente bello anche il Bruticus. Questo mi piace molto, come l'hanno fatto. Altro da stabile, sempre Z Toys, quello prima. Bruticus è bello. Questo poi adesso mi sembra colorato nuovo, diverso, perché poi era un corretto anche qualche piccolo difetto che aveva detto il mio amico Max che c'aveva sui singoli uscite, questo invece l'avevo preso tutto il set di 6. Bello. L'altro non riesco a girarlo perché... non ho girato il devastro. Vedete anche dietro. No, ma questi qua sono di tanta solidità, insomma. Guarda, lo prendi così e non si squassa. Invece quello là... E poi... Lo mettiamo vicino al Superior. Anche due buoni. Anche il Superior, Z Toys, anche il Superior. Bello. Poi hanno fatto altre varie versioni, hanno fatto anche addirittura più mini. E hanno fatto la versione uscita unica, mi sembra che hanno migliorato qualcosina. Superior è bello. Mi piace, a me piace la testa. Tutti questi hanno le luci e suoni, ho tolto le batterie, però le teste di questi, tranne quella del Devastator che c'è solo le luci. Invece il Riding non c'è niente. Invece quello del Bruticus che dice Bruticus Devastator. Vabbè, vediamoli, poi adesso volevo metterli tutti e tre insieme, tutti e quattro insieme, ma penso che sarà difficile, proviamo a vedere se ci stanno. Fammi vedere. Un po' spostare un po' questo botto. Ecco. Capite perché mi sta sui maroni sto. Ah, no. Beh, un attimo. Allora, tanto per farvi vedere anche da dietro il Devastator, che bello. È proprio bello. Questo è un Toy World dove ha fatto un capolavoro. Se ne sono accorti anche loro che ha fatto un capolavoro, perché l'hanno riproposto, pare che l'hanno ristampato in, sempre con piccole varianti del verde qua, non c'era il verde, del cromato qua, però hanno fatto anche varie colorazioni, quindi cioè, l'hanno approfittato giustamente perché ha fatto un bel lavoro, più che hanno potuto. Oh, non vi nascondo che mi è venuto mezza voglia di farlo volare in Riding, perché quando uno si stacca i pezzi mi viene l'urto. E quando mi staccare i pezzi mi viene nervoso e volevo buttarlo via. E niente, detto questo, c'ho anche il Devastator che adesso volevo provare a montarlo, quello del film. Quello del film Transformers 2 mi sembra. E quello è molto difficile da trasformare, ho visto. Soprattutto anche le modalità robot, quindi io farò solo Combiner. Quelle come sono a pezzi le metterò in modalità Combiner, che quello sennò sicuro che lo rompo. Niente, con questi quattro titani, uno con i piedi d'argilla, vi saluto e ciao a tutti e alla prossima, ciao. Eccoci ancora qua, non è finita perché mi scordo sempre le cose, quindi mi vengono in mente all'ultimo. Fortuna che sono ancora in tempo per rimediare. Allora, volevo farvi vedere anche il Defensor, il Guardian della Generation Toy. Vedete anche per come sono importanti anche le scale. Perché comunque, non essendo comunque bello quello là, ha una... come altezza si nota e vicino agli altri Combiner stonerebbe. Quindi... è sempre meglio fare tutte le scale. Questo qua mi piaceva, ho detto proviamo però comunque va messi lontani secondo me. Allora vediamo anche l'altezza, me l'ho misurato, non ho dimenticato. Allora questo ha 52 cm alle ali dietro qua, e la testa e il corno 51 circa, 50, mentre il Defenso, beh non misuro l'elica però è sui 42 41, 40. Quindi sono circa una decina di centimetri di differenza. Ah, poi scusa, anche un'altra cosa che mi ero scordato.
per insomma dare un punto a favore a questo rispetto alle, alle caratteristiche degli altri combiner, questo ha zero part forming, parte solo il fucile e il resto è un'arma, il resto ha tutto quello che serve per combinarlo, mentre gli altri hanno la testa a parte, chi ha tutto il busto comprese le gambe, c'è chi con il combiner c'ha tutta questa parte qua come lo il Bruticus e il Superior, hanno questa parte qua, il part forming oltre ai piedi e alla testa. Invece il Devastator ne ha meno, perché vabbè, c'è la testa e c'è solo la parte bassa. Perché poi, essendo 6, sono riusciti a fare il busto e i piedi con i mezzi. Quindi vedete anche la complessità, forse per questo è ad apprezzare questo. E vedendolo così, se non lo tocco, a me piace. Però quando lo tocco un pochino... Perché poi bisogna dire che magari l'ho montato male anch'io. Però rispetto agli altri questo non ha niente di part forming, questo è tutto quello che hai, lo trasformi, anzi si tolgono dei pezzi perché a me sono rimasti in mano alcuni pezzi. Quindi però vedete comunque la, ecco, questo secondo me andrebbe bene con la scala delle leggende che sto vedendo adesso, che è un po' che li stanno facendo più piccolini per uno che vuole cominciare a fare i trasform. Io se dovessi cominciare quasi quasi comincerei con loro. Risparmi, spazio, soldi. E questo combiner è alto giusto, secondo me, per quelli là, per la scala delle leggende. Perché ho visto che stanno facendo tutti, quasi tutti i personaggi, quindi. O una volta li faranno tutti. E quindi anche il Defensor, ma... Vedete. Però quel Raiden qua fa la sua figura così, anche se magari per fare l'effetto delle braccia meno... si piegano un po' e si portano un po' indietro, quindi sembrano magari meno grandi e meno sproporzionate. Però, diciamo, rispetto agli altri, questo è tutto suo. E adesso andiamo a vedere, per fargli sempre l'altro paragone, che non ho ancora trasformato e penso lo trasformerò mai, il Unicron, anche qua il discorso delle scale. Va tenuto lontano, perché comunque un Unicron altezza in scala è impossibile da farlo, quindi però non dovrebbe almeno, io penso che le scale, anche se non puoi farle uguale, dovrebbe comunque essere più grande del... insomma in proporzione più grande per esempio di un combiner, lui dovevano farlo almeno come ha fatto l'Hasbro, mi sembra 75 cm, poi vabbè questo in proporzione è più bello, se questo fosse più grande sarebbe un capolavoro. E come faranno col Fortress? Non possono fare un Fortress in scala, però 1,20 m, poi diventano comunque impegnativi, quindi alla fine vediamo bene come farvi, deve avere veramente tanto spazio. Questo qua invece è alto quasi uguale. Guarda qua, fa 50 quasi, 49-50 le corna, quindi è bello alto anche lui. Questo non sono riuscito a fissarlo, vede un po' storto, l'avevo fissato poi smanettando si è staccato e adesso basta che rimanga su, va bene. E penso che allora ho detto tutto, mi avvicino. Ho avuto anche dei problemi col defense, ma avevo qualche piccola noia montarlo, qualche pezzo che non si chiudeva bene, qualche pezzettino che vedete, questi qua sono molto delicati e c'era qualche pezzettino in giro di questi, mi sa che ho fatto qualcosa, però so. Montati poi no, sì, no. Vabbè, adesso vi saluto davvero, mi piacciono molti colori, è molto colorato come robot. E niente, vi saluto, ciao a tutti e alla prossima, ciao.